Allora, noi abbiamo registrato questo disco che si chiama Do It, che è l'acronimo Addio agli etristi, e durante il tour estivo del 2011. Diciamo, volevamo imprimere in questo disco due concetti che sentivamo vicini, cioè il fatto di evidenziare l'immediatezza con la quale noi ci poniamo nella musica, cioè cotta e mangiata, cercare di creare delle idee, registrarle e testarle subito dal vivo. E poi Dio agli etristi significa per noi un po' distruggere lo stereotipo, no, del bluesman triste e solitario, che non so, che per noi fare musica è fonte di gioia, e se non la fai con entusiasmo, non so, per noi potrebbe essere un po' svilente come cosa. Ma generalmente in Italia, no, c'è un po' l'idea che quando fai musica poesia, quando scrivi testi pesanti, no? Un po' l'artista è come se fosse nobilitato. Ecco, a noi questa cosa un pochettino ci appesantisce. Noi vorremmo porre l'accento sulla musica, sulla semplicità della musica e su un atteggiamento diretto, semplice, senza pensare a quello che sarà poi, alla copertina di chissà che cosa, alle vendite, ai vestiti, ma a suonarcela per suonarcela, perché stiamo qua e questa è la cosa che più ci fa star bene. Durante i live sono vere e proprie esperienze terapeutiche quasi per noi, nel senso che ci rendiamo conto che quando siamo un po' troppo fermi proprio c'è qualcosa che ci manca, è una cosa più fisica, quindi ci rendiamo conto più del valore della musica e del live più quando stiamo fermi in realtà di quando stiamo suonando. E noi improvvisiamo tanto, ci piace un'attitudine, appunto, come hai detto tu, più di jam band, che poi in realtà è un'attitudine più anni 70, no? Il fatto di creare un vero e proprio rapporto con il pubblico, quindi i nostri concerti sono più o meno sempre diversi in base al pubblico che c'è davanti. C'è un concerto un po' più, non so, più duro, piuttosto che più psichedelico, non so, però sicuramente tutti sono caratterizzati appunto da una grande parte improvvisativa, ecco, all'interno. E quello ci fa, ma la cosa più figa di questa cosa, a volte ci penso, è il fatto di poter andare in giro a suonare quello che ti passa proprio per il cervello, perché proprio non abbiamo limiti e niente, la gente ci viene a vedere. Questa è una cosa figa. Sì. No, può sembrare strano, però cioè può sembrare scontato, però è veramente strano.
io trovo ci sia molto romanticismo nei testi dei Bad, anche se non sembra, però molte immagini, molte frasi, molti suoni che escono fuori, secondo me sono molto, come dicevi tu, emotivi. Questo per noi è un buon modo per dire qualcosa anche con i testi. Ma guarda, a me piacciono molto dei testi poetici di alcuni musicisti. Per esempio c'è un musicista che io ebbi la fortuna di conoscere nel 1998, che ahimè è morto, si chiama Chris Whitley, e lui, oltre ad essere un grandissimo suonatore di dobro e National Steel Guitar, era anche un sensibile scrittore e poeta. Il suo modo di scrivere, per esempio, per me è incredibile, ve lo consiglio. Stati Uniti è molto diverso qua, ma la cosa che più mi è sembrata diversa è l'approccio del pubblico alla band, e quindi un fatto di saper apprezzare anche cose che qui è una questione culturale fondamentalmente, gente cresciuta andando a vedere concerti della Madonna fino a quando avevano 8 anni, quindi questa cosa si sente. È stata un'esperienza pazzesca, perché a parte super accoglienti, aperti, con una volontà di condividere il palco insomma, il pavimento, però queste jam che duravano ore e ore, e loro era più semplice. Ci ha aiutato anche a capire da cosa nasce, perché per esempio sai, no? Quando una persona ti chiede da cosa nasce la tua esigenza di suonare, no? Non è solamente voglia di stare su un palco, di esprimersi, è un'esigenza proprio umana, cioè c'è uno strumento, sei lì, sei tu, e in quel momento con la musica succede qualcosa. È più semplice anche da parte nostra suonare, sì. Non lo so, io sentivo che le mani andavano per conto loro. Nel senso, eravamo veri e propri riti, che ogni notte lì, anche grazie all'alcol, vanno avanti per ore.